loro strameritato, perché abbiamo fatto un secondo tempo veramente importante da squadra, da squadra. Sono un po' arrabbiato perché abbiamo preso un gol incredibile nell'unico tiro in porta che hanno fatto del primo tempo. È un'ottima squadra, uno in Matera, questa è in alto, sta giocando bene, voleva per andare in playoff. Noi secondo me abbiamo avuto una disattenzione. Abbiamo fatto un buon primo tempo, insomma, meritatamente siamo andati in vantaggio. E poi nel secondo tempo abbiamo smesso di giocare, abbiamo giocato poco, giustamente ti abbassi e poi giustamente ci sono anche gli episodi. Abbiamo subito il gol, Io penso che per la salvezza, per una squadra salvarsi debba mettere più di quello che già stiamo mettendo noi. Maggiore cattiveria, perché ancora siamo una squadra giovane, quindi quella cattiveria non c'è. E pensare che di non subire gol, soprattutto noi siamo una squadra molto spavalda, cioè presuntuosi, molto offensiva, e quindi dobbiamo pensare maggiormente a non prendere gol e poi a farlo. A me quello che dice Silvestri non mi interessa. Silvestri deve pensare a giocare e non esprimere opinioni sulla squadra, assolutamente non è compito suo esprimere giudizi sulla squadra, sul brio o non brio e via dicendo. Tutto deve pensare a fare il giocatore, questo ci preciso, perché non era una critica. Non è una critica, però i giocatori devono pensare che siamo in una situazione in cui non si può regalare una partita del genere, con tutto il rispetto per il Messina che ha fatto la sua partita, ha avuto le sue occasioni. Sì, grazie a Dio siamo riusciti a sbloccare questa partita. Non è facile, queste partite non sono mai facili, che loro vengono qua chiusi, che giustamente sono una posizione di classifica non bellissima. Una grande partita contro una squadra di grandi contenuti tecnici, una rosa di altissimo livello. E niente, faccio i complimenti ai miei per come l'hanno interpretata, per come l'abbiamo gestita. È stata una partita molto nervosa pure, però giocare 80 minuti in 10 non è facile, soprattutto con una squadra come il Catania, che è forte, che comunque è costruita per salvarsi e per puntare magari playoff. È stata una partita che, guardando il risultato, uno può pensare a tantissime cose, che abbiamo subito tantissimo perché abbiamo preso 3 gol, ma poi vedendo in realtà la partita, c'è stata una squadra in campo che ha giocato a calcio e ha imposto il suo gioco, purtroppo non è stata cinica nel sottoporta.